Buonasera amici sportivi, ben ritrovati per una nuova puntata di Fuorigioco. Oggi parleremo di sport e di nuoto in particolare, ma parleremo anche di personaggi dello spettacolo. E cominciamo proprio dallo spettacolo. Sabato alla discoteca Impero di Campobasso è stato ospite Alessandro Preziosi, uno degli attori principali della fiction di Canale 5 Vivere. Per chi la segue è l'ispettore Pietro Foschi. La serata è stata sponsorizzata dalla concessionaria Molinaro Fiat Lancia Alfa Romeo di Campobasso, da sempre vicina al mondo dello sport perché è sponsor della squadra di calcio del Campobasso, da qualche tempo anche vicina alle iniziative che interessano il mondo dei giovani. E noi siamo stati all'Impero e con Alessandro Preziosi, che prima di fare l'attore faceva l'avvocato, abbiamo realizzato una lunga intervista anche abbastanza, come dire, informale. Vediamola insieme. Se parliamo dell'Alessandro serio, dovremmo parlare dell'Alessandro avvocato, dell'Alessandro sceneggiatore, dell'Alessandro forse regista, o no? Sì, anche se quello è un sinonimo di leggerezza, cioè di elasticità con la quale si affronta il proprio lavoro. Poiché ho iniziato da poco, la serietà serve a diventare più scemi e stupidi possibili. No, sul serio, lo si è in maniera seria, stupidamente seria. Ecco, ma parliamo, diciamo, tu qui questa sera sei il bello di vivere. E questo non ce lo scordiamo mai, anche se, diciamo, è un attimino croce e delizia, nel senso che è diciamo... Non l'ho mai sentita questa cosa, croce e delizia. Sì, sì. Croce e delizia nel senso che, diciamo, è comunque un marchio di fabbrica per te, che forse ti starà anche un pochino stretto, però comunque è quello che ti ha fatto conoscere il grande pubblico femminile, che questa sera è a corso. A corpo nudo, cioè proprio fate quello che volete di me, che sulla carta poi di fatto magari è diverso. Sì, è un piccolo compromesso che si affronta con simpatia, conoscendo le persone che organizzano questi incontri, magari incontrando persone divertenti più del solito, o persone che invece ti danno la morte più di qualsiasi altra cosa, come lui per esempio. Vabbè, insomma, non sono tutti perfetti. Quindi adesso fossero tutti simpatici e belli, allora dici non c'è più sfizio. Invece c'è anche... No, invece ho trascorso una bellissima e divertentissima cena con loro, quindi a volte è così, a volte non lo è come ci si sveglia. Io sono, credo molto in questo motto. Ecco, ti stai apprestando a... Sono ancora dormito, adesso vediamo. Fra poco incontrerai il pubblico, soprattutto quello femminile qui di Campobasso del Molise, che è accorso a questa serata alla discoteca Impero. Ma di solito che succede in questi incontri con il pubblico? Raccontaci qualche aneddoto, magari qualcosa che ti è capitato. Ci sono delle orge mostruose? No. Cosa succede? Dipende dal tipo di così, cultura che ha la gente che vuole, va veramente in discoteca per vedere quella persona. Io le capisco, in parte non le capisco. E a volte ci sono proprio dei veri scontri anche verbali, chiaramente solo verbali, quindi dipende dalla cultura che c'è del posto, dal motivo che spinge quella persona a venire lì dentro, se effettivamente perché gli piace esteticamente. Allora a quel punto, più che guardarsi in faccia per 20 minuti, un'ora, io voglio capire uno che deve fare. Con altri ci parli, dipende, su al nord è diverso, qui in questa zona ci sono... La parte maschile è simpatica, non commenti, comunque simpatica. Ecco, ma tu sei napoletano, giusto? Quindi diciamo vieni da un serbatoio di artisti da cui sono usciti tantissimi. Il benzinaio, penso. Guarda, da Napoli sono usciti fuori tantissimi artisti nel campo della musica e soprattutto in quest'ultimo periodo anche nel campo del cinema ci sono tante cose interessanti, nel campo del teatro, ecco. Sì. Parlaci della tua esperienza, come si arriva a vivere e come si fa poi di riflesso tutto quello che invece diciamo ti piace? Facendo precedere e seguire a vivere quello che piace, nel senso che se uno dovesse iniziare con vivere avrebbe delle grandi difficoltà di prospettive, perché comunque è un'ottima spiaggia di arrivo o di partenza, però chiaramente c'è una cosa che si chiama passione, che ci spinge a fare per esempio anche... Michele, com'è il tuo nome? Michele? Nicola. Michele, il tuo? Vittorio Molinari, insomma, che organizza delle serate, aiuta, si diverte e fa altro. Voglio dire, sono passioni, io le faccio con aspettando quello che la soap
È una cosa che si fa per capire come funziona la televisione, perché da una cosa capisci tutte quante le altre, il cinema, il teatro sono altre realtà, è come la musica leggera, la musica di discoteca, insomma. Tu ti senti più a tuo agio nei panni diciamo di Alessandro, o del commissario Foschi, di Mr. Diamond, di Cyrano, di chi? Chi effettivamente, diciamo, ti assomiglia di più poi in verità? Ma nessuno, non penso proprio di avere la cultura d'attore da pensare dove stia il meglio. Il meglio glielo do io, per cui come gliel'ho dato così glielo levo. È un po' una lotta con se stessi. Non c'è una dispersione di tanti personaggi, ne soffrirei molto se dovesse essere così e ritornerei a fare l'avvocato, dove almeno dici solo una sola volta cazzate. Invece se mi comportassi come un attore irresponsabile, rispendendomi, starei sbagliando il modo in cui faccio il mio mestiere. Invece per fortuna rimango quello che sono indelebilmente. Ti stiamo per lasciare nuovamente. Rimaniamo un altro po' insieme. Siamo. Una cosa terapeutica, mi sento migliore, capito? No, la domanda che si fa di solito in tutte le interviste, progetti futuri, cosa farai da grande, cosa farai nei prossimi 3 anni, 10 anni? No, ci mancherebbe, fossimo due, chiaramente ci sono dei telespettatori che ci guardano, perché so che questa è una televisione che i telespettatori guardano, hanno provato a sentirla ma non ci sono riusciti, invece si sono, progetti futuri, prendere la residenza a Campobasso. Che non potrebbe essere idea, d'altronde. Per avere delle macchine, no. No, farò il mio lavoro nel migliore dei modi. Questo è il progetto più importante che un ragazzo si deve augurare per se stesso. Avere una buona responsabilità nel lavoro, questo mi basta e mi avanza. Se mi allontano non mi segui. Ti salutiamo, però prima abbiamo soltanto una responsabilità da fare. Tra i nostri 110.000 telespettatori ci sono, penso, almeno 60.000 donne. Cosa possiamo dire a coloro che ti considerano comunque un sex symbol, un ragazzo da guardare, una persona interessante, intrigante, intelligente? Cioè, le sfumature sono tante, però comunque tu sei Alessandro Preziosi. Che cosa puoi dire a coloro che ti stanno guardando in questo momento? Pubblico femminile. Pubblico femminile. Quindi se ci sono dei telespettatori maschi davanti al sintonizzati su questo canale possono anche andare. No, che posso dire? Io non dispenso parole inutilmente, al pubblico femminile le parole non servono molto, alla fine dei conti. No? Se hanno concepito il concetto di sex symbol, di bello, di figo, di altro, sono tante parole inutili, poi alla fine sono quelle che ci fanno stare sempre peggio, per cui non stanno bene dove stanno. Sono stato un pochino cattivello, però insomma in parte è la verità. Se esiste il bello, se esiste il sex symbol, è perché la donna ha fame, ha sete di qualcosa. Spero e vi auguro di dissetarvi. E dopo questa promessa ci spostiamo invece dai tuoi amici compagni di viaggio in questa serata. Che è una maratona questa. È una maratona. Allora, una battuta per Vittorio e per Michele. Siamo qui in una conversazione molto amichevole, soprattutto forse non ci aspettavamo un personaggio così spumeggiante e tra parentesi molto simpatico. Riesco a sembrargli quasi simpatico anch'io, quindi già è una conquista. Ecco, un commento a questa serata che avete passato insieme e a questa che invece ci apprestiamo a vivere qui con i ragazzi all'Impero. Un personaggio, guarda. Io avevo avuto il piacere di. Ho visto qualche puntata di Vivere così per conoscerla, ma veramente particolare. Sono stato bene a cena con lui, mi ha animato tutta la serata, è proprio stata un'animazione personale. Michele ne è testimone, si va a sfogare, forse era nervoso dal viaggio, veramente. Spero che rimanga soddisfatto il pubblico, è un po' basso. Ci toglie una curiosità, ma quante ragazze hanno chiamato sul tuo telefonino per dire me lo passi, posso passare a salutarti, posso passare a guardare dalla finestra del ristorante? Qualcuno mi ha chiamato, qualcuno che mi conosceva mi ha. Ho concordato anche qualche incontro, ma ecco, me ne sono tirato fuori subito.
Ecco, passiamo invece da Michele. Michele, tu hai ospitato qui in discoteca tantissime persone. Adesso con la collaborazione di Vittorio state lanciando un discorso che va a dare spazio finalmente anche a Campobasso, a questi personaggi che hanno molto da dire e sicuramente sono molto, molto simpatici, molto particolari, richiamano moltissima gente anche. Come diciamo, la tua soddisfazione, la tua, diciamo, il tuo stato d'animo in questa nuova serata qui all'Impero? Ma guarda, Piero, soddisfattissimo, ho conosciuto tantissimi personaggi televisivi, ma Alessandro credo che sia stato uno dei più simpatici finora che è venuto qui all'Impero, davvero. Sono contentissimo perché non è la solita serata con il personaggio attore tirato, insomma, sulle sue, ma è veramente una persona disponibilissima. Che tipo è secondo te? L'abbiamo chiesto a lui, non ci ha risposto, ci ha lasciato un'onda di enigma. Tu l'hai conosciuto da poche ore, però insomma, che tipo è? Ma è un tiro sveglio, sicuramente molto sveglio, un bel ragazzo, insomma, si sa per detta di tutti, non è il mio tipo sicuramente, no scherzo, è davvero una persona molto disponibile, molto affabile, quindi gli auguro tantissimo. E adesso invece ci occupiamo di sport e parliamo di nuoto. Questo è un momento abbastanza positivo per l'attività natatoria molisana. La piscina di Isernia è stata riaperta dopo lungo tempo, 7 anni all'attività agonistica. A Campobasso qualche problema relativo all'impianto comunale è stato risolto e nell'impianto di via Asia a Termoli si è svolto il meeting Molise Nuoto, una delle maggiori competizioni che si svolgono nella nostra regione. Di questo abbiamo parlato a lungo con due ospiti in studio, Massimo Tucci della società H2O Sport di Campobasso insieme ad Adriana Di Pace, la nuotatrice più rappresentativa del Molise. Vediamo. Ed eccoci qui, parliamo di nuoto con gli ospiti in studio che vi presento, Massimo Tucci e Adriana Di Pace, adesso possiamo dire tutte e due dell'H2O Sport Campobasso perché anche Adriana, che per tempo ha gareggiato con la SLAM di Milano, è tornata a vestire i colori della società campobassana. Allora Massimo, questo è un periodo di ripresa proprio nel pieno dell'attività agonistica. Sì, è un periodo molto intenso di gare, anche se quest'anno abbiamo avuto un pochettino di disagi dovuti al fatto che non è stato ancora istituito il Comitato regionale molisano. Si spera che nei prossimi giorni finalmente venga nominato un delegato e questo ci ha creato un pochettino di difficoltà nell'organizzazione delle gare, soprattutto tutta quanta l'attività regionale, perché provvisoriamente la federazione ci ha appoggiato al Comitato regionale abruzzese che, insomma, essendo piuttosto impegnato, ci ha creato un pochettino di difficoltà. Però insomma è un periodo anche di, credo anche sia il periodo più bello, perché poi è il periodo clou della stagione invernale, perché avremo domenica prossima i campionati regionali e poi abbiamo svolto adesso delle gare veramente di alto livello. Il Molise Nuoto, insomma, sicuramente ormai giunto alla 16ª edizione, è la manifestazione più rappresentativa del nuoto di tutto il centro sud, e questo bisogna dirlo con orgoglio, che insomma anche una regione piccola come la nostra e con così pochi impianti ormai riesce a organizzare manifestazioni di così alto livello. E poi anche il periodo che, insomma, chiude un pochettino la stagione dopo i regionali con il progetto sud, che è una manifestazione per rappresentativa regionali che si svolgerà quest'anno a Gubbio e saranno le regioni un pochettino tutto il centro sud Italia a partecipare. E poi speriamo, insomma, di portare più atleti possibili ai campionati italiani che si rifaranno anche quest'anno a Imperia e dovrebbe essere a metà marzo, dal 16 al 21 marzo grosso modo, il periodo in cui si svolgerà questa manifestazione. Ecco, dall'inizio dell'anno, quindi dall'inizio di questo 2001, quali sono stati gli appuntamenti agonistici maggiori e come è andata per i nuotatori molisani in generale e per l'H2O Sport in particolare? Allora, la manifestazione più importante è sicuramente stata il Molise Nuoto, e quest'anno tra le altre cose erano presenti ben 26 squadre e rispetto agli altri anni ormai ho fatto tutte le edizioni del Molise Nuoto sia da atleta che da allenatore, e bisogna dire che quest'anno, diciamo, il livello medio della manifestazione era veramente veramente molto alto, tant'è vero che nonostante, insomma, voglio dire, i nuotatori molisani secondo me sono espressi veramente al massimo delle loro potenzialità in questa manifestazione,
Tutto sommato dobbiamo alla fine ritenerci soddisfatti magari dell'ottavo posto del Termolinuoto e dell'undicesimo dell'H2 Sport di Campobasso, perché obiettivamente penso che i nostri atleti abbiano fatto veramente il massimo. In particolare io sono molto soddisfatto dei risultati della nostra società, anche perché insomma, abbiamo fatto parecchi punti, ma soprattutto perché siamo stati presenti in maniera massiccia nel medagliere, cioè tra le abbiamo preso veramente parecchi piazzamenti e insomma, indipendentemente dal fatto che la Ferritto ha vinto due gare, cioè 50 Delfino e 2 Misseri alla seconda nei 150 d'orso, però voglio dire, al dietro della Ferritto c'è stata Adriana che ha fatto inossidabile ormai, possiamo dire, e ha fatto un'ottima, diciamo veramente un'ottima medaglia d'argento nei 50 stile, dietro, cioè ricordiamolo, comunque c'era l'Olimpionica, è stata finalista olimpica, Luisa Striani, ex compagna di squadra. E poi mi è andata molto bene, anche mi è piaciuta molto, sono andate bene le gare di Marzia la Vecchia, anche lei giovanissima, 87, due medaglie d'argento, una nei 50 rana e un'altra nei 100 rana, con ottimi miglioramenti, e questa poi forse è la cosa più importante. E poi anche insomma, il terzo posto di Gianni Santoro e di Nadia Palladino, rispettivamente nei 50 rana e nei 100 farfalla. Ma indipendentemente da questo, a me è piaciuta complessivamente tutta la squadra. Grossi miglioramenti, insomma abbiamo avuto anche diversi piazzamenti proprio a ridosso del podio, cioè Sardelli Simona ha fatto un ottimo 1.12 nei 100 d'orso, veramente un tempo eccezionale, è arrivata quarta, è stata sfortunata in questo, anche nei 50 d'orso è arrivata quarta per pochi centesimi, sfortunatissima, però ha fatto delle prestazioni maiuscole, così come insomma Laura Fiero che è arrivata quarta nei 50 stile. E la cosa che è piaciuta veramente tanto è stato il fatto che comunque tutti i ragazzi da questa manifestazione, sia i ragazzi di Campobasso che di Termoli che di Isernia, cioè si sono veramente, hanno trovato stimolo da una manifestazione del genere per insomma, far vedere un pochettino, far vedere tutto il loro valore. E a mio avviso insomma, il problema del nuoto molisano è solo un problema di impianti, perché insomma, tecnicamente credo che ci sia veramente una grossa crescita del movimento natatorio. Adriana, tu che ti di questo livello un po' più su ne capisci, come è andata lì a Termoli? Adesso restiamo ancora per un attimo nell'ambito di questo meeting molisano. Beh, a Termoli diciamo che è andata benissimo come nel resto di tutti gli anni, e in particolare quest'anno, come ha detto Massimo, insomma, abbiamo avuto l'onore di ospitare Luisa Striani, presenza olimpica, e tra l'altro la Barsanti, che comunque ha vinto diversi campionati italiani assoluti. Quindi due personaggi del mondo del nuoto importanti. E una bella cassa di risonanza è stata Sydney. Sì, infatti. E niente, in complessivo insomma la gara è stata organizzativamente ottima. E tutto qui. E per quello che ti riguarda invece personalmente? Beh, io sono soddisfatta, ho fatto poche gare. Per scelta però. Per scelta, sì, mi sono dedicata principalmente alla velocità, perché senza allenamento insomma andare oltre mi sembrava un po' eccessivo. E tutto sommato insomma i 50 stile libero sono andati bene, seconda medaglia d'argento dietro la Striani. E anche 50 Delfino, insomma, mi sono difesa come meglio ho potuto. La tua scelta di nuotare adesso, diciamo, a livello amatoriale, non per i risultati ma per l'impegno, ti è poi pesata? Beh, la scelta è stata ragionata, insomma, e alla fine è stata una scelta dura, perché lasciare il nuoto è stato veramente duro, perché insomma, ho vissuto in piscina per 12 certo. anni, e lasciare tutto di botto mi sembrava eccessivo. Ho preferito insomma, rallentare gli allenamenti, andare un po' di meno in piscina e comunque continuare a gareggiare. Sì, perché poi per un atleta insomma, vero che come te ha un carnet di risultati bello cospicuo, fornito. Sì, mi riesco ancora a difendere. Appunto è difficile il distacco, e poi come ogni vero grande atleta il richiamo del campo, nel tuo caso la vasca, è sempre rilevante. Sì, perché in gara insomma, si provano emozioni che in allenamento oppure in altre cose non si possono provare. Certo, indubbiamente. Massimo, cresce
l'H2O Sport che si comporta bene anche in queste manifestazioni che danno spazio ad atleti di fuori regione, quindi è un'opportunità per la tua squadra e così come anche per l'altra società di Campobasso, per quella di Termoli, per quella di Isernia, di confrontarsi con realtà diverse. Sì, sicuramente queste manifestazioni ce ne vorrebbero di più di queste manifestazioni. Il problema di fondo è un problema un pochettino più generale, nel senso che queste grosse manifestazioni vengono organizzate quasi sistematicamente nel nord Italia, cioè nel centro e sud Italia se ne fanno veramente poche. E d'altronde, insomma, in vasca corta la migliore è sicuramente la gara che si organizza a Termoli. E bisogna dare merito ai dirigenti che in tutti questi anni hanno portato avanti questa manifestazione con competenza e professionalità. Ed è questo è molto importante. Questa ha detto anche, voglio dire, anche di tutti quanti gli addetti ai lavori che ogni anno, insomma, vengono a Termoli. E quest'anno, se non ci fossero state delle manifestazioni un po' concomitanti, il livello sarebbe stato addirittura superiore a quello che è stato, già di per sé ottimo. Però la cosa fondamentale è che le difficoltà che abbiamo noi in regione è che per gareggiare comunque, per gareggiare soprattutto a livello un pochettino più alto, siamo costretti a fare trasferte massacranti anche di molti chilometri. E questo è chiaramente un grosso problema perché economicamente le società non possono sopportare spese di questa portata. Insomma, il nuoto non è uno sport ricco, è uno sport essenzialmente povero, viene praticato a livello dilettantistico, insomma con la passione delle persone che, voglio dire, si impegnano per ottenere magari determinati risultati. Però ripeto, il problema fondamentale del nuoto molisano rimane comunque il problema impiantistico, perché anche noi nell'H2 Sport stiamo facendo i salti mortali, il nostro impegno è praticamente totale nell'attività agonistica. Però obiettivamente avere uno spazio di un'ora e mezza al giorno per far nuotare tutta la squadra agonistica, dalle categorie giovanili, agli esordienti B, fino alle categorie assoluti, in una vasca che poi di fatto è di quattro corsie, di per sé rappresenta il più grosso limite alla crescita del nuoto campobassano. E questo dispiace dirlo, però fino a quando non si costruirà il nuovo impianto sarà veramente molto difficile fare meglio di quello che si è fatto in questi anni. Questo è veramente il grosso problema che abbiamo in questo momento. Quantomeno però quest'anno la piscina vi ha dato pochi problemi, tra virgolette, quantomeno. Sì, quest'anno è stato, ma infatti credo che anche i risultati siano la testimonianza di come è importante iniziare la stagione per tempo. Noi quest'anno abbiamo iniziato la stagione a settembre e indipendentemente un po' dai risultati della squadra, cioè i ragazzi sono migliorati tantissimo. Noi siamo partiti negli ultimi due anni sempre con un handicap, addirittura due anni fa abbiamo iniziato la stagione a marzo, che nel nuoto è una cosa assurda, cioè nel nuoto non è possibile interrompere la stagione per più di un mese. E l'anno scorso abbiamo iniziato la stagione addirittura a metà ottobre, fine novembre addirittura, e per cui due anni proprio con corsa handicap erano diventati insostenibili. Quest'anno abbiamo iniziato a settembre, insomma i ragazzi, voglio dire, alle gare si comportano in tutt'altra maniera e io credo che potremo ancora, secondo me, avere delle grosse soddisfazioni anche nelle prossime gare. Io mi aspetto dei grossi miglioramenti un pochettino da quasi tutti i nuotatori molisani, soprattutto mi aspetto una folta presenza ai campionati italiani quest'anno di categoria, magari anche con la possibilità, di ottenere anche dei risultati un po' più di prestigio. Ecco, facciamo quindi il quadro della situazione di quello che sarà l'appuntamento prossimo, cioè questi campionati regionali. Valgono anche poi come qualificazione ai campionati italiani. Sì, allora noi quest'anno abbiamo, la federazione ha deciso un pochettino di ridurre la partecipazione ai campionati italiani, che per la verità era già abbastanza ridotta prima. Per cui quest'anno hanno abbassato ulteriormente i tempi limiti per i campionati italiani. E allora le campionati regionali rappresenta una di quelle gare dove è possibile. Selettiva. Sì, è selettiva perché da una parte consente di ottenere il tempo libero dei campionati italiani per chi riesce a tenerlo, ma soprattutto è importante perché sarà, sarà la gara in cui si selezionerà la rappresentativa molisana che parteciperà al progetto Sud. Perché noi abbiamo due possibilità: o ottenere il tempo limite per i campioni italiani, oppure gareggiare al progetto Sud dove vanno soltanto i campioni regionali che ottengono determinati tempi. E i campioni regionali di tutte le regioni del centro-sud in questa gara funziona un pochettino come i trials americani, cioè chi vince la gara indipendentemente dal tempo va a fare i campionati italiani, anche se obiettivamente negli ultimi anni per vincere la gara è quasi necessario fare il tempo limite degli italiani oppure starci comunque molto vicino.
E io penso che abbiamo atleti che sono in grado di veramente ben figurare, ma anche a Termoli abbiamo veramente degli atleti di ottimo livello, soprattutto a livello giovanile, insomma, ne cito soltanto qualcuno, ma non vorrei dimenticarne magari altri, insomma, Bosco Lorenzo oppure le sorelle Biondi, insomma, sono veramente ragazzi capaci, insomma, che possono ottenere risultati tali da proiettarli comunque, insomma, a livello nazionale, voglio dire, questo è importantissimo. Noi in questo momento abbiamo bisogno, abbiamo un buon livello medio, diciamo, e ancora abbiamo fortunatamente Adriana che è stata un po' la nuotatrice di punta. Abbiamo bisogno di qualche nuotatore un pochettino di punta che risvegli anche un po' di più l'interesse nel nuoto regionale. Certo, sono quelle figure, io prima mi riferivo a Sydney, non è poi tanto paradossale dire che i Rosolino e Fioravanti, credo, si chiamano così, sì, perfetto. Sì, sì. Abbiano fatto da tiro per tante persone che guardavano la TV e guardavano che cosa significa ottenere un successo così di prestigio, no? Non credi, Adriana, magari tu che più volte hai toccato per primo con la mano l'arrivo? Sì, tutto sommato andare a Sydney però non è così facile, insomma. Beh, no, certo, bisogna fare sacrifici, allenamenti e... Però sarebbe, penso, il sogno di tutti. Certo, no, io dicevo proprio soprattutto, come dire, uno spirito emulativo per le persone che certo, guardano. Ma infatti da... Dico, tu magari che ti sei proprio trovata per più volte a toccare per prima il traguardo, lo sai. Sì, certo. E del resto, soprattutto queste vittorie a Sydney da parte dei nuotatori italiani, hanno fatto nascere in molti, anche bambini, insomma, la passione e la voglia di venire in piscina. Sì, è un po' come dire, guardare gli idoli del calcio, certo, che ha avuto il suo momento, guardare gli idoli della pallavolo che anche ha avuto il suo momento. Quest'anno io penso sia stato proprio il momento massimo del nuoto. Sì, è stato quest'anno, è un anno di grazia quasi del sì, nuoto, sì. Voglio dire, c'è veramente una passione forte, ma a tutti i livelli, sia per i bambini che per gli adulti. E poi l'effetto emulativo è fondamentale, cioè noi possiamo dire anche nel nostro piccolo, siamo veramente, almeno nella mia società, siamo contentissimi ad esempio di avere Adriana, perché Adriana comunque rappresenta uno stimolo e un punto di riferimento un pochettino di tutta quanta la squadra, e questo è importante già per noi, ma quando poi si viene esteso un pochettino a livello, diciamo, più generale, quindi sapere che comunque il nuoto inizia a piacere, che si possono ottenere soddisfazioni, comunque uno sport sano, che consente di crescere soprattutto, allora unendo tutte queste cose in quest'anno effettivamente noi abbiamo avuto una richiesta di nuoto notevole, insomma, che l'impianto non è proprio assolutamente in grado. Magari veniva in mente, sì, mi rendo conto, una cosa simpatica, qualche bambino piccolino che viene con i capelli mesciati, voglio diventare sì, ma la cosa incredibile è che ad esempio io ormai sono tanti anni che sto qui a Campobasso, insomma, da atleta allenatore ormai siamo quasi 20 anni. Cioè, mi ricordo che 10 anni fa, per convincere gli atleti, cioè dalla scuola nuoto, prendere i ragazzi e dire si può fare attività agonistica, cioè bisognava quasi pregarli per venire in piscina. Cioè, era una cosa veramente difficile. La stessa Adriana, mi ricordo, con la mamma, insomma, dovevamo quasi pregarla per farla venire in piscina a fare attività agonistica. Adesso invece si sta verificando praticamente la cosa opposta. Cioè, ci sono i genitori che chiedono, no, ma mio figlio può fare attività agonistica. Ed è una cosa bellissima, insomma, perché fa veramente piacere, segna che comunque in questi anni tutto sommato si è lavorato comunque bene, questo certo, è importante. Adriana, dalle parole di Massimo abbiamo capito che comunque tu non puoi andare via. Ma dalla società io non in un modo o in un altro non l'avresti fatto. Quello che invece mi viene in mente, dal momento che adesso non puoi proprio seguire tappa dopo tappa, diciamo, un calendario agonistico, mi chiedo come fai, scegli le gare magari, non lo so, col carta e penna alla mano, questa la faccio, questa non la faccio, oppure quando si prospetta l'occasione di una gara importante dici sì, non rinunci e magari qualche altra gara di minore importanza la lasci stare? Ma in genere vedo prima gli impegni che ho, se posso andare vado tranquillamente. E poi quando diciamo che insomma c'è bisogno di magari fare una staffetta, quindi una figura in più per la staffetta, oppure serve coprire una gara, insomma cerco di aiutare l'H2O Sport. Ecco, quindi anche proprio come spirito sì, di squadra per e poi partecipare alle gare con i ragazzi mi fa sentire, insomma, bene.
Ecco, ma fai l'istruttore anche in sì, piscina? Sì, faccio l'istruttrice in piscina e inizio, insomma, passo dall'altra parte, come si suol dire. L'hanno fatto un po' tutti, Massimo, è il percorso sì, sì, che seguono un po' tutti. È un po' doloroso all'inizio, però poi appassiona, comunque dà altre soddisfazioni. Sì, certo, differenti, sì, assolutamente differenti. Sì, le soddisfazioni di atleta sono tutt'altra cosa, sì, per carità. Però comunque è bello, insomma, per chi ha passione per il nuoto poi, o per lo sport in genere, è bello comunque poterlo insegnare agli altri. Insomma, l'importante è che se uno ha passione riesce a dare comunque tutto se stesso, e questo dà comunque soddisfazione, una soddisfazione diversa ma comunque uguale, insomma. Cioè, a me piace ad esempio vedere quando migliorano i ragazzi, cioè io gioisco insieme a loro. Certo, insomma, se da atleta l'avessi fatto io, insomma, sarebbe stata una gioia diversa, però mi dà uguale soddisfazione. E adesso Adriana, avendo dato uno sguardo a quelli che possono essere gli appuntamenti agonistici ai quali puoi partecipare, ce n'è qualcuno importante, non so, magari a breve? Scadenza, sì, penso di partecipare ai regionali per, insomma, vincere. Tanto qualche titolo in più qualche non titolo fa mai regionale, male. Sì, infatti Massimo me l'ha detto, vieni. Purtroppo, ecco, di proseguire, velocemente riepiloghiamo quanto è quello che hai vinto in questi anni. In questi anni, che è tanto, ma noi lo facciamo. Sì, insomma, la mia carriera inizia più o meno dal 93, infatti è stato l'anno in cui ho vinto il primo titolo italiano, sempre sulla distanza dei 50 stile libero. E poi in diversi anni, nel 95-97, ho vinto sempre titoli italiani sui 50 stile e ho partecipato a diverse gare, tipo la World Cup, la Coppa del Mondo e altre manifestazioni di questo genere e campionati italiani assoluti, dove a Desenzano diciamo che è stata la medaglia più importante, perché sono arrivata terza, medaglia di bronzo, dietro insomma personaggi che... Seconda, per la verità. Seconda, perché poi è successo lo scandalo della Susin. Sì, mi ricordavo questo particolare, insomma, che era... Sì, è stata presa, la scorta positiva al doping, è stata ovviamente squalificata. Quindi vicecampionessa. E poi è chiuso l'anno scorso, insomma, comunque con un'altra medaglia d'argento. Con la staffetta della SNAM è arrivata seconda nella 4%. Questo era il risultato più recente dal punto di vista temporale, sì, ce lo ricordavamo. E una campionessa italiana si accontenta poi di aggiungere al suo curriculum titoli regionali. Adesso ai prossimi campionati in basca sempre nei 50 stile, immagino. No, spero di fare altre gare, insomma, perché i 50 stile libero li ho fatti al Molise Nuoto. Spero di fare anche 100 e tentiamo qualche altra garetta azzardata. Vabbè, la concorrenza insomma non sarà credo agguerritissima. Sì, non sarà, per quello che anche ti riguarda, perché insomma persone nel Molise che nuotano alla mia età sono poche, purtroppo. Alla mia età, ha detto alla Adriana, mia età, sì. Massimo, sì. Che significa? No, è giovanissima, per carità. Ma poi soprattutto lei insomma comunque è un pochettino centro del problema, perché il nuoto diciamo mondiale in questo momento, insomma l'età media del nuoto mondiale si è alzata moltissimo, cioè prima fino a 10 anni fa si pensava che a 16-17 anni magari già una donna doveva smettere di nuotare perché non era più in grado di ottenere risultati, invece ormai l'età media magari anche di una finale olimpica è di 25-26 anni, e quindi questo dovrebbe essere un pochettino, dovrebbe far capire che le migliori prestazioni si ottengono comunque in una fascia di età che prima era inimmaginabile, che cioè superiore ai 20 anni. E purtroppo la maggior parte delle persone, o per motivi di studio oppure perché magari non credono veramente nelle proprie possibilità, smettono molto prima. E quindi lei ha detto che effettivamente è giusto quello che dice, cioè che purtroppo molte persone smettono prima quando potrebbero ancora dare molto, soprattutto al nuoto molisano. Così, questo sicuramente, quindi voglio dire, è una questione proprio anche legata alla categoria, se vogliamo definirla così. Sì, sicuramente è legata un pochettino. Certo, voglio dire, per arrivare a nuotare nei master ci vuole ancora un po' di tempo. Sì, i master iniziano da 25 anni, sì, però voglio dire, insomma, il master dovrebbe essere una gara di tipo più amatoriale. Ma anche sì, se è proprio anni, la fase successiva. Sì, sì, sì. Anche voglio se negli dire, ultimi anni è diventata quasi una gara agonistica. Sì, assolutamente, il mitico Casolino che fa... Abbiamo proprio un mito... Avere notizie. Sì, un mito nazionale. Quanti infatti, anni ha? Qualcuno volesse investire su una struttura del genere. Però questo ci costringe, come al solito, a fare le varie migrazioni,
In Abruzzo normalmente si vanno a Pescara o a Chieti, vedremo, insomma, anche perché la piscina di Pescara è stata chiusa ultimamente. Però... Bene, anche loro hanno problemi. No, non hanno problemi, hanno fatto una ristrutturazione perché avevano dei costi eccessivi su quella piscina e hanno preferito, insomma, scoprirla e farla una vasca scoperta, ma contemporaneamente stanno costruendo una vasca. Ma il problema dell'Abruzzo, cioè l'Abruzzo, la cosa incredibile è che continua a costruire impianti. Adesso hanno costruito un impianto Avezzano che è veramente fantascientifico, bellissimo, uno dei più belli d'Italia, una vasca da 33 metri, 8 corsie, veramente spettacolare. È incredibile come una regione accanto, un numero elevatissimo di impianti natatori, una bella Molise, noi fortunatamente dobbiamo dire che adesso è stata riaperta la piscina di Sernia. Sì. Per cui abbiamo un'altra realtà. No, le contiamo, io penso saranno proprio una per centro. Adesso non so se a Termoli ce n'è più di una. No, una soltanto. Una è quella. Noi abbiamo tre piscine di Diasia, aperte, dove... un'altra invece è aperta a Isernia, cioè a Pesca, che è una piscina privata che comunque è coperta con un pallone. Cioè, questo è tutta, queste sono tutte le strutture che abbiamo in Molise. Obiettivamente sono veramente pochissime. Beh, sì, in effetti sì. E, per quanto riguarda invece l'H2O Sport, facciamo un pronostico di quanto si otterrà ai campionati regionali, ma così. Ma io penso che l'obiettivo fondamentale sia, secondo me, insomma, io sarei contento molto se i ragazzi migliorassero molto. Questa è la cosa più importante. Quindi a livello proprio di prestazioni. Sì, a me interessano più che per altro le prestazioni, perché voglio dire, la realtà è talmente esigua a livello regionale, non è che, cioè, si vince il titolo regionale, insomma, è importante, però non è un obiettivo irraggiungibile, cioè diciamo che si può raggiungere con un certo impegno. Però insomma la cosa importante, mi interesserebbe molto di più il miglioramento dei ragazzi, questo mi farebbe certo, mentalmente piacere. Certo, perché questo ti permette di guardare, sì, in prospettiva. E poi soprattutto, sì, esatto, mi guardare un po' in prospettiva e poi insomma qualificare magari più persone possibili nella rappresentativa regionale, questo sarebbe... Della quale fra l'altro tu sei sempre responsabile, no? Sì, attualmente dovrei esserlo ancora io, però se non si fa ancora la delegazione regionale, in attesa del delegato. Per cui diciamo che provvisoriamente lo sono ancora io, però se non si fa la nuova delegazione regionale non... si può assolutamente, insomma, decidere. Ma facciamo un pronostico su Adriana, così chiudiamo, ci salutiamo. Ma Adriana, a me fa piacere molto che lei continui a nuotare anche se part time, perché siamo in grande maniera part time. A mezzo servizio. A me, e si diverte a venire in piscina. Chiudiamo questo spazio che abbiamo voluto dedicare al nuoto. Io ringrazio Adriana Di Pace per essere stata con noi, ringrazio naturalmente anche Massimo Tucci, in bocca al lupo all'H2O Sport Campo, basta naturalmente a tutto il nuoto molisano.